Bentrovati appassionati di calcio a 5, nuova puntata di Mondo Futsal, la nostra rassegna del calcio a 5 della massima categoria che ci riguarda, la Serie A2 fino alla Serie D. Offriremo come al solito la consueta panoramica su tutti i campionati, poi se volete seguirci giorno dopo giorno, ora dopo ora, ci sono i nostri canali web. Le ricordiamo il sito mondofutsal.net e poi youtube.com/mondofutsal.tv. Ma iniziamo subito parlando di Serie A2 e di un pareggio sofferto di Latina in terra siciliana. E dunque la Rapido Latina Calcio a 5 torna da Catania con un pareggio, un 4-4 ottenuto soltanto a 6 secondi dalla fine, grazie ad un gol del solito Lucas Maina. Un punto che, visto come si erano messe le cose con l'espulsione di Menini e il doppio vantaggio 4-2 dei siciliani, fa comunque morale per la formazione nerazzurra. Allo scadere dunque, quando tutto sembrava compromesso, ha pensato Maina a rimediare coronando la rimonta dei pontini. Va però evidenziata la grandissima prova dei padroni di casa, abili ad approfittare della superiorità numerica per siglare un micidiale 1-2. I nerazzurri, in virtù di questo mezzo passo falso, perdono due punti al cospetto del Corigliano, ma guadagnano un punto sulla Cascina Orte, sconfitta dalla Fuente Lucera Foggia. Proprio i pugliesi saranno i prossimi avversari della squadra pontina, in una gara che avrà puntati anche i riflettori di Rai Sport, che ha selezionato il match per la diretta televisiva. Andiamo ad approfondire il discorso Serie A2 con un diretto interessato, nonché assoluto protagonista, il presidente della Rapido Latina Calcio A5, Gianluca La Starza. Ben trovato, presidente. Buongiorno a voi. Innanzitutto, se l'aspettava tutta questa sofferenza in casa siciliana? Beh, sì, ce l'aspettavamo, sapevamo che il Catania non era la squadra del girone d'andata, aveva fatto un mercato di assoluto spessore a dicembre, quindi aveva preso tre giocatori di cui uno assolutamente fuori categoria come Tosta, quindi sapevamo che non era una partita semplice. Però diciamo che c'è stato un episodio che veramente ha cambiato il volto della partita, c'è stata una decisione sull'espulsione dei Menini che veramente dire che è assurda è poca. Dunque, recriminazioni in casa nerazzurra. Avete perso la vetta, anche se c'è comunque il turno già osservato, il turno di riposo, ma questo può causare contraccolpi, presidente? Ma no, sappiamo che con la partita che dovremo recuperare virtualmente siamo ancora primi a un punto di distanza. Sicuramente la vittoria del Fuente Foggia di sabato con l'Orte ci ha restituito ulteriori speranze. Sappiamo che sarà un campionato combattuto fino alla fine tra noi l'Orte e il Corigliano, quindi non ho pregiudicato niente, anzi questo punto comunque sono sicuro che tornerà molto molto utile. Com'è lo stato di salute della squadra? Come stanno i ragazzi? Ma diciamo bene, però ecco, peserà tantissimo nella partita di sabato questa assenza di Menini, che per noi è un giocatore direi quasi fondamentale. Ripeto, questa espulsione non solo ha inciso sull'andamento della gara di sabato, ma sicuramente peserà molto anche nella gara di sabato contro il Foggia, che per noi diventa fondamentale. Che partita si aspetta contro i pugliesi, presidente? È una partita difficile, sicuramente non saranno le ultime partite che ci sono state, che abbiamo superato gli avversari con facilità. Sappiamo che il Foggia l'ha dimostrato sabato con l'Orte, una signora squadra, si è rinforzata tantissimo con l'arrivo di Sanna, quindi l'assenza dei Menini
ripeto, per noi sarà veramente un macigno, però ecco, dobbiamo fare tutto per superare questo scontro, perché poi obiettivamente credo che rimarranno altre due gare difficili, che sono i due scontri diretti, Orte e Corigliano. Faremo vedere. Presidente, la ringraziamo per essere intervenuto, alle prossime. Grazie, grazie a voi. Fermo il campionato di Serie B, parliamo di C1. La Gymnastic Studio torna ad assaporare il gusto della vittoria con il 4-1 ai danni della Capitolina. Un match difficile per Mister Paluzzi a causa delle assenze di Bisecco, Terenzi e Teseo. Eppure la sua squadra ha saputo gestire al meglio la tenuta di gara. Sin dalle prime battute i fondani hanno tentato l'assalto, ma la compagine ospite, ben disposta in campo, non ha lasciato spazi di manovra e ha graffiato con pericolose ripartenze, neutralizzate comunque dal portiere di casa Caramanica, che nonostante la giovane età ha dato dimostrazione di una notevole crescita tecnica. L'estremo non è riuscito però ad evitare il vantaggio degli ospiti, a segno con Cerchiari, vantaggio consolidato sul finale di tempo, durante il quale i capitolini si sono resi più volte pericolosi. Nel secondo tempo la Gymnastic Studio ha cambiato impostazione di gioco con i pivot De Falco e Guastaferro impegnati nel pressing alto e la linea difensiva fondana più alta a soffocare il gioco avversario. Tattica che ha permesso ai gialloblu la grande rimonta fino al 4-1 finale con reti di Saccaro, doppietta di De Falco e poi gol di Guastaferro. Nel prossimo turno la formazione di Paluzzi renderà visita al Lido di Ostia, una delle squadre più attrezzate dell'intero raggruppamento. E ora per gli altri campionati C2 e Serie D cediamo la parola al collega Daniele Porcelli. Buonasera quindi a tutti i telespettatori, grazie Domenico, e quindi la lettura con i risultati per quanto avvenuto nel campionato regionale di Serie C2, la 16ª giornata, dove le due battistrada nel girone C non conoscono ostacoli, anche se qualche ostacolo si è presentato nel corso dell'ultimo confronto, quello per quanto riguardava il Real Castelfontana, chiusa la prima frazione di gioco sotto di una rete, poi nel secondo tempo i gol di Tufo e Giuliano Cavallo consegnavano la vittoria, la 14ª stagionale per la formazione allenata da Simone Guiducci. Nel pomeriggio poi più tardi, nel posticipo con l'Atletico Anzio Lavinio, il Minturno esce con i tre punti in tasca grazie anche a una tripletta di Enrico Di Stasio. Ma andiamo con la lettura dei risultati quindi della 16ª giornata. CCP 1987 Cisterna 3-3. A Pontinia Eagles Aprilia batte Città di Pontinia 2-1. Ad Anzio Lavinio Minturno vittoria per 5-2 contro la formazione di Alberto De Angelis. Connect batte Pontina Futsal 6-1. Nel derby quindi di Ciampino, Real Castelfontana batte Ani Nuovi Ciampino 2-1. Di misura la Vigor Cisterna si impone sul Terracina per 4-3. Pareggio rocambolesco per Città di Minturno Marina e Velletri 6-6. Una classifica che vede al comando sempre il Real Castelfontana con 42 punti, ad una lunghezza di ritardo il Minturno 41, Ani Nuovi Ciampino 32, molto più distanziata. Eagles Aprilia quindi 31 punti per la formazione allenata da Gerardo Iannacconi, si avvicina sempre nei quartieri alti di questa classifica. Bella questa stagione quindi per la formazione apriliana. CCP 1987 27 punti, Città di Minturno Marina 22, Connect 21, Terracina Calcio 20, Cisterna 18-17, troviamo l'Atletico Anzio Lavinio, 16 per il Velletri, Vigor Cisterna 1994 a 15 punti, avanza quindi sostanzialmente, ritorna indietro quindi verso il basso il Città di Pontinia, fermo a 14 punti, chiude la Pontina Futsal con 5 punti. La prossima settimana impegni importanti per il Real Castelfontana, impegnato in casa contro il Città di Minturno Marina, mentre il Minturno affronterà la Connect. Gli Ani Nuovi Ciampino dovranno giocare contro il Terracina Calcio, una sfida molto importante anche per gli uomini di
Luca Cardillo, mentre CCP 1987 sarà impegnato sul campo della Pontina Futsal. Sarà l'ultimo turno prima della doppia sosta, due sabati non si giocherà dopo il prossimo turno, perché le formazioni soprattutto di questo raggruppamento sono tre: Anni Nuovi Ciampino, Velletri e Minturno saranno impegnate negli ottavi di finale. Gli Anni Nuovi Ciampino contro il Club Atletico Centocelle, Velletri contro il Palombara e il Minturno contro il Città di Paliano. Quindi 18esima giornata sabato prossimo, due turni di stop, quindi il campionato di Serie C2 tornerà il 22 di febbraio. E dopo l'ampia parentesi del campionato regionale di Serie C2 andiamo a vedere quanto è accaduto nell'ultimo turno, il 14esimo, nel torneo provinciale, nei due raggruppamenti, quello nel Girone A e soprattutto quello nel Sud Pontino. Flora sconfitta in casa dall'Accademia Sport per 3-1, PR Aprilia battuta dall'Antonio Palluzzi per 8-6, Real Podegora batte Atletico Rocca Massima 5-2, Latina Scalo Cimil batte Real Latina 4-2, United Aprilia Real Terracina 5-4, a Casala Zara Sporting Giovani Risorse batte Parrocchia San Giuseppe 6-2, vittoria in trasferta per la Virtus Terracina contro la Virtus Latina Scalo per 3-2, quindi saltato completamente il fattore campo, 5 le vittorie esterne, solo 2 quelle della capolista Real Podegora e della United Aprilia. Ma prima di andare alla lettura della classifica andiamo a sentire le interviste realizzate proprio al termine del confronto tra Real Podegora e Atletico Rocca Massima. Allora, dopo gara Real Podegora Atletico Rocca Massima si parte con il girone di ritorno e prima vittoria, viene quindi legittimata la sconfitta dell'andata, siete riusciti a ribaltare quell'esito. Sì, effettivamente dovevamo partire bene fin dalla prima giornata di campionato del ritorno, l'abbiamo fatto e siamo contenti perché era l'unica squadra che ci ha messo in difficoltà nel girone d'andata e ci ha vinto, ci ha preso 3 punti e siamo contenti, e bel gruppo, stiamo andando avanti così, è iniziato bene questo girone di ritorno. Emiliano Antici, un Atletico Rocca Massima che sicuramente non sta piacendo neanche a te, nonostante comunque questa sera si sia vista veramente una svolta in campo. Diciamo che purtroppo stasera la differenza è stata il rientro dagli spogliatoi, purtroppo loro sono rientrati carichi a 2000 e noi non si sa per quale motivo abbiamo mollato la pressione, loro hanno giocato meglio, hanno meritato di vincere, cioè, più cattivi, più tutto, più squadra. Ecco, mister, a questo punto il Rocca Massima, siamo al girone di ritorno, siamo all'inizio, c'è tutto il tempo e la possibilità soprattutto, ma ci vuole, a questo punto abbiamo capito anche dal gesto, ci vuole molta testa, ma si può fare in questo gruppo? Certo che si può fare, perché penso comunque che la squadra nostra sia a livello tecnico, a livello tattico, può competere con chiunque, ovviamente ci mancano ancora le piccole... accortezze che ci fanno comunque giocare bene. Oggi per esempio il primo tempo, secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo, però poi alla fine facciamo difficoltà a lungo andare a portare tutta la stessa intensità nei 60 minuti, e questo purtroppo bisogna lavorarci in allenamento. Se non ci alleniamo bene, purtroppo non è una situazione che può andare a migliorare, la situazione rimane la stessa, questa è la differenza. Quindi sono problemi che li posso risolvere solamente io durante l'allenamento, questo è quanto, per quanto può essere cruda la realtà, però è così. Bene, abbiamo visto il servizio realizzato da David da Silva e andiamo a vedere quanto cambia la classifica, soprattutto perché c'è stato il recupero la settimana scorsa con la battuta d'arresto, la prima di questa stagione per la United Aprilia. A beneficiare è stata l'Accademia Sport, uscita con 3 punti grazie al risultato per 3-2. La classifica quindi dopo 14 turni con ancora gare da recuperare, soprattutto quella della United Aprilia che dovrà giocare contro l'Atletico Rocca Massima.
Real Podegora 35 punti, United Aprilia 33, Sporting Giovani Risorse a 32, Accademia Sport 31, si ferma quindi il Real Terracina, resta a 28 punti, Antonio Palluzzi 26, Latina Scalo Cimil 21, a 19 punti troviamo Atletico Roccamassima e Real Latina, Piere 2000 Aprilia 14, a 9 punti Flora 92, Virtus Terracina 6 punti per la Parrocchia San Giuseppe e 0 punti Falanina di Quota, ancora la Virtus Latina Scalo. E andiamo a seguire anche un altro servizio per quanto riguarda United Aprilia Real Terracina, sempre realizzato da David da Silva prima della lettura del prossimo turno. Gianluca Masullo, ottima prestazione, grandissima vittoria, grandissima partita. Sì, abbiamo reagito bene rispetto a martedì alla partita di recupero, che non abbiamo giocato al meglio. Anche il sabato scorso non abbiamo giocato proprio bene. Oggi abbiamo dimostrato che ci siamo anche noi e non lo fanno dimostrare fino all'ultimo. E oggi la partita è andata bene, diciamo. Un paio di incertezze hai rimesso un po' a pari con poi una superlativa prestazione con anche il super tiro libero che hai parato a Zannella. Purtroppo la mia mente dal primo tempo è rimasta anche negli spogliatoi. Ho fatto due infortuni, sono stati due papere, poi per fortuna sono riuscito a recuperare e collaborato all'ultimo a far vincere, cioè a far meritare 3 punti con la mia squadra. Uno United Aprilia che riprende la strada maestra, ma che abbiamo visto soprattutto trascinata da giocatori, non i soliti giocatori, ma altre buone individualità che hanno avuto la meglio in questa occasione. Sì, noi abbiamo una rosa con buone risorse, buoni giocatori, tutti alla pari, tutti disponibili, serviamo tutti quanti, quindi non c'è differenza tra uno e l'altro. Siamo tutti alla pari e lo dimostriamo sempre in campo. Aspettative per il prosieguo? Noi proviamo a vincere tutto, ci proviamo, basta questo, stiamo a vincere sperando che si arrivi sulla ciliegina da tutto, diciamo, al dunque. Per scaramanzia non si nomina. No, non si nomina, Grazie, grazie Gianluca. Grazie. Abbiamo terminato, grazie anche alla regia per il supporto di questi servizi. Nel prossimo turno, la 15ª giornata, andiamo a vedere dove saranno impegnate soprattutto il Real Podegora in trasferta sul campo del Latina Scalo Cimil, ricordando che proprio il Real Podegora inflisse una pesante sconfitta proprio alla formazione allenata da Graziano Maracino nel match di andata. Atletico Roccamassima Flora 92, Antonio Palluzzi Parrocchia San Giuseppe, Virtus Terracina Piere 2000 Aprilia, questa gara si giocherà domenica mattina. Real Terracina, Real Latina, Latina Scalo Cimil, Real Podegora, Accademia Sport, Virtus Latina Scalo, ma la 15ª giornata si aprirà venerdì sera con il big match al Pala Bianchini, Sporting Giovani Risorse e United Aprilia. Dopo l'ampia carellata dei risultati e quanto accaduto nel girone A del campionato provinciale, ci trasferiamo invece al sud pontino, dove la Vis Fondi non davvero conosce nessun ostacolo. 8-2 il risultato finale con cui la formazione allenata da Fabio Padula liquida l'Atletico Sperlonga, un derby un po' sentito da quelle parti e soprattutto gli elogi da parte della formazione allenata da Samuele Sant'Angelo ai primi della classe, veramente una prestazione straordinaria quella della capolista. Il Lord Ranch vince contro il San Giovanni Spigno per 5-2, bella vittoria anche dell'Atletico Gaeta nei confronti del Palavagnoli 89. Andiamo quindi con i risultati della 14ª giornata. Sporting Terracina, Atletico Maranola 7-6. A Formia, Olympus Sporting Club batte Formia 1905 4-2. Atletico Gaeta, Palavagnoli 9-3. Old Ranch, San Giovanni Spigno 5-2. A Formia, Tremensuole batte DLF Formia 3-0.
Atletico Sperlonga Vis Fondi appunto 2-8. Una classifica che vede sempre al comando la Vis Fondi 37, ma le due formazioni Old Ranch e Atletico Gaeta non mollano il percorso della capolista, anche se sono attardati di 6 lunghezze, 31 punti per loro. Olympus Sporting Club 22, San Giovanni Spigno Sporting Terracina a 21, 20 punti per l'Atletico Maranola, Palavagnoli 89 insieme all'Atletico Sperlonga a 16 punti, Tremenzuoli 15, DLF Formia Calcio 6 punti, 5 punti per il Formia 1905 Calcio, a 0 punti invece troviamo il Ventotene. Sabato prossimo il confronto più importante è sicuramente quello che si gioca al palazzetto di Fondi, con inizio fissato per le 20:30, dove la capolista Vis Fondi riceverà l'Atletico Gaeta, mentre l'Old Ranch sarà impegnata nel pomeriggio sul campo dell'Olympus Sporting Club. Per quanto riguarda il quadro sarà completato da Tremenzuoli Atletico Sperlonga Ventotene, questo confronto si giocherà domenica mattina, Ventotene DLF Formia Calcio, Palavagnoli 89 Formia 1905, San Giovanni Spigno Sporting Terracina. E con questi risultati del campionato provinciale, il girone B, io vi saluto rimandandovi ai prossimi appuntamenti con Mondo Futsal e il calcio a 5. La linea torna a Domenico Ippoliti. Termina qui la consueta serie di approfondimenti sul calcio a 5 su tutti i campionati dalla Serie A2 alla Serie D. Vi invitiamo ancora a seguirci sul sito mondofutsal.net e poi youtube.com/mondofutsal tv. È veramente tutto, l'appuntamento alla prossima, grazie per averci seguiti.